RKO Radio. From Cittadella Sound Studio in Molfetta, This is la rassegna stanca di RKO. Sognando la California, l'intro di questa puntata decisamente sognante della rassegna stanca di RKO. Sigla. Decisamente sogniamo la California, una primavera che stenta ad arrivare, forse non arriverà mai perché passeremo direttamente all'estate qui a Malfitta City, nel Cittadella Sound Studio, la cittadella degli artisti, diciamo l'edificio che ci ospita. Noi siamo la rassegna stanca di RKO. Buongiorno a tutti e a tutti da Sergio da Zone Zaza, il padrone di casa, si fa per dire, diciamo il maestro di cerimonie che vi porta il sole stamattina, visto che sole fuori non ce n'è, non ne vuole proprio sapere, anzi comincia anche un po' a pioviginare e siamo al 3 di maggio, signore e signori, niente, però come dicevamo, portiamo il sole nelle vostre case, nei vostri uffici, nelle vostre auto, ovunque voi siate, per rallegrarvi, sì, la giornata con notizie belle e brutte provenienti dal mondo, lette allegre, come piace a noi, come se fossimo al baretto sotto casa. Il sommario di oggi cosa prevede? Innanzitutto una Georgia sempre più social, utilizza sempre più questi mezzi di comunicazione dei giovani per accattivare il suo elettorato, e per accattivare significa renderlo ancora più cattivo, proprio ancora più perfido, come la streghetta Georgia nazionale. Assunzioni nere in regione Lazio, strane assunzioni da parte del governatore Rocca, vedremo chi, vedremo dove, vedremo quando. E se ne va il PNRR, se ne va via, vola questi soldi che non sappiamo come spendere, dove spendere. Ebbene, forse ce li tolgono via molto presto, l'abbiamo detto nelle puntate precedenti, lo ribadiremo oggi con gli articoli di giornale. I tormenti della Lega in Europa, dove andrà il buon Matteo se con gli
estremisti di destra o il Partito Popolare Europeo, non si sa, ma lui è lì che se lo chiede con i suoi e me ne parla, ma boh, non so, non saprà cosa fare. Sicuramente vorrà superare la Giorgione a destra, vedremo come fa, come farà, come ci riuscirà, se ci riuscirà. Il padrino dell'intelligenza artificiale che ha paura dell'intelligenza artificiale. Scappa uno dei responsabili di Google, scappa nel vero senso della parola, e commenta un po' le dinamiche aziendali riguardanti lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. E poi c'è l'angolo dello sport con uno scudetto che finalmente verrà assegnato stasera. Boh, forse non si sa. Vedremo anche quello. Immancabili le news a volontà e sempre sul pezzo con le due edizioni del GR dei compari di Radio Popolare, che salutiamo e abbracciamo caldissimamente. Insomma, vuoi partecipare? Ci stai ascoltando? Mandaci un messaggio su WhatsApp, perché abbiamo il WhatsApp. Incredibile, da ieri vogliamo leggere i vostri messaggi, i vostri commenti, le notizie magari commentate insieme a noi, o anche qualche bestemmia. Il numero 351 3363 622, ripeto 351 3363 622. Ce l'abbiamo il WhatsApp, utilizziamolo, perché questo è un programma comunitario, non ci sono soltanto io, ci siete anche voi. Semplicemente in diretta dal Cittadella Sound Studio della Cittadella degli Artisti in Molfetta, e on air su www.rkoneir.com, ovviamente dalle 12 alle 14 sulla radio che sogna la California. Aiutiamoci! Lo strumento. Sì, certo, lo strumento. Certo. In bocca al lupo. Va bene. E culo alla banana. D'accordo. Quello che vi voglio presentare questa sera è una canzone d'amore, tranquillo. Due canzoni d'amore. Tre. Due canzoni d'amore. Due. Io canto per amore, mi è stato detto più volte, puoi cantare per altri argomenti, altri... No, mi è stato chiesto gentilmente scusa. Il mio è un genere abbastanza particolare. È un finto rock, c'è anche la new wave italiana, free jazz punk inglese, la nera africana. Cucurucucu paloma. Due canzoni d'amore. La prima si intitola Ti amo, sì, ti amo, no. Ti amo, sì, ti amo, no. La seconda canzone si intitola Metropoli Bastarda, sottotitolo Le tre stagioni. Non c'è più la primavera. Estate, inverno, autunno. Partiamo con l'estate. Stagione allegra, stagione spensierata, stagione piena di divertimenti, di colori, dove ci si diverte, davvero. Ma io sono triste, però è estate. Scusa, veramente scusa. Estate. Sì. Senti un po', come va? Molto caldo, che caldo fa, molto caldo, oh, la sabbia, senti un po' quanta sabbia c'è, tantissima, l'ombrello e sei tu, oh everybody. E adesso passiamo praticamente all'inverno, per concludere in grande stile con l'autunno, inverno, stagione invernale. Sì. Senti un po' come va. Molto freddo. Che freddo fa? Molto freddo. Oh, la neve. Senti un po' quanta neve c'è. Tantissima. Il dopo sci sei tu. Everybody. E adesso concludiamo in grande stile con l'autunno. Autunno, stagione malinconica, stagione triste, sostanzialmente un po' giù. Davvero stagione un po' giù. Ma io sono allegro, però è autunno. Scusa, veramente scusa. Autunno. Senti un po' come va. Lasciami stare.
sono giù, vieni anche tu. Foglie secche. Foglie secche, senti un po' quante foglie secche ci sono. Tantissime. La castagna sei tu. Oh, everybody. La rassegna stanca di RKO. Tocco di anni 90 che non guasta mai per iniziare la puntata della rassegna stanca di RKO, no scrubs TLC, ci piace, www.rkoneir.com per ascoltarci da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, sempre in diretta, sempre freschi e oggi sognanti una estate o una primavera, non lo so, quante stagioni ci sono, 3, 2, boh, non oramai ho perso il conto, che però non arriva mai, un caldo che non arriva mai, fa ancora freddo, sto ancora col tutone nello studio, ci manca poco che accendo anche la stufa. 351 3363 622 per inviarci i vostri messaggi su WhatsApp, per interagire con noi, per commentare le notizie come quella che stiamo per dare ora per iniziare la puntata. Parliamo di lei, di Hai Giorgio, lo facciamo da un po', mancava da un po'. Hai Sigai, Hai Sigai.
Giorgione Nazionale, che abbiamo detto ieri durante il 1° maggio ha lavorato col Consiglio dei Ministri per il decreto lavoro. Questo decreto lavoro che porterà soldi a tutti e a tutti, che ci sistemerà a quanto pare tutte e tutti. Sì, poi vediamo come ci sistemerà, in quale posizione. Tour elettorale e più video sui social, leggiamo su Repubblica.it. Queste le mosse di Meloni per riconquistare i consensi perduti, perché la Schlein Eli, la buona Eli dall'altra parte sta incalzando Giorgiona, e quindi che cosa fare? Fare un bel video come quello di presentazione, per esempio, della legge, della seduta per poi la votazione per la legge nuova sul mondo del lavoro, quel video che è andato, che ha fatto impazzire tutti sui social. Ebbene, che cosa fa Giorgiona? Rilancia, dice: no, ho avuto le critiche, no, per riconquistare i consensi perduti, quindi ancora più video sui social e tour elettorale. Premier preoccupata, leggiamo, dopo la valanga di commenti critici sul filmato del 1° maggio, rivede però la sua strategia, lima le conferenze stampe, intensifica la comunicazione digitale e punta sui viaggi da Brescia a Catania in vista appunto delle elezioni del 14 maggio. Leggiamo sempre sull'articolo: quando ha registrato il video per il decreto del 1° maggio, quello che ha permesso agli utenti social di passeggiare per alcuni minuti tra gli stucchi e i tendaggi di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni non aveva calcolato un effetto collaterale, la valanga di commenti critici, aspri o comunque amari, sotto la registrazione pubblicata sui canali social della Presidente del Consiglio. Una situazione alquanto particolare, perché, scusate, cioè, ha ricevuto delle critiche, però decide ancora di puntare sui social. Boh, si vede che la bestia di salviniana memoria, insomma, l'ha ispirata, ecco, nella nuova forma di campagna elettorale che vuole attuare per le prossime elezioni. Abbiamo visto, insomma, per risolvere il problema di consensi oramai è necessario usare i social, lo sappiamo, però Giorgia, ti prego, non fare nulla che non sia azzardato, questo ti voglio dire. Cerca un attimo di, come dire, rivedere le posizioni, non utilizzare TikTok, ma soprattutto utilizza OnlyFans magari. Voglio tornare, voglio vivere, come tempo può arruffare tutte le colori in da via, che gira per la città, che vaga a cercare occhio come olio.
Teresa De Sio su RKO, www.rkoner.com, la rassegna stanca di RKO, sempre in compagnia di Sergio Zazzone Zaza, dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì. Non dimenticatelo mai, abbiamo anche un WhatsApp 351-3363-622 per scriverci, commentare in diretta le notizie insieme a noi o magari proporci qualche notiziona. La rassegna stanca di RKO non è soltanto news lette allegro shue, ma è anche diciamo advertising, appuntamenti che ci sono qui in Cittadella, ma anche al Kismet e anche a Monopoli in questo caso. Perché stiamo parlando di un evento che vede RKO tra i protagonisti, almeno come media partner. Parliamo di Maggio all'infanzia, un'iniziativa del Ministero della Cultura col patrocinio del Comune di Bari, della città di Monopoli, del Comune di Molfetta, insieme al garante dei diritti sui minori dell'infanzia e dell'adolescenza, oltre a Fondazione Puglia. Che cosa è Maggio all'infanzia? Sono tantissimi eventi, ora non staremo qui ad elencarveli tutti perché il programma è vastissimo, è un mese di eventi dedicati alle nuove generazioni, un'iniziativa che si è tenuta anche negli anni scorsi e che quest'anno per il 2023 è un programma molto fitto che si suddivide tra i tre comuni, Bari, Monopoli e Molfetta, e in varie location, tra le quali ci sono qui nella nostra città la biblioteca comunale e anche la Cittadella degli Artisti che ci ospita ogni giorno. Quindi per tutte le info a riguardo, ok, vi rimandiamo al sito maggioallinfanzia.it/programma, così andate direttamente sulla pagina interessata, oppure scrivete su Google Maggio all'infanzia, troverete tutte le info disponibili sul sito. Altro appuntamento che invece ci vede ancora più protagonisti quest'estate, dobbiamo cominciare a pubblicizzarlo, è il Medimex. Torniamo anche noi con i nostri microfoni a Taranto dal 13 al 18 giugno, un sogno, un'idea, un rito, un mestiere. Chi ci sarà sul main stage? Ma che ve lo dico a fare: Diodato, Echo Ed Bunnyman, The Murder Capital, Skanka Nancy, Tom Morello, amore mio Tom Morello, e i The Cult. Tutto questo ovviamente si terrà in questa settimana dal 13 al 18 giugno in varie location e vi rimandiamo ovviamente per tutte le info al sito medimex.it. Siateci perché l'estate è vero che stenta ad arrivare, ma arriverà e ci divertiremo tantissimo.
You're listening to RKO Radio. Segna Social, un programma di Carmen Palma. A lunedì pomeriggio dalle 19 o durante la settimana in podcast quando vuoi. Ciao, sono Carlo Chicco e questa è Avant Pop, lo spazio di informazione musicale di RKO. In onda il martedì e il giovedì dalle 18. Buon ascolto. Beh, tanti baci, tutti belli, agli amici di Radio Popolare KO Network. Da Gio Squillo. Thank you.
Un morto e un disperso in Emilia-Romagna per le forti piogge delle ultime ore. Un uomo di 80 anni è annegato. Nel bolognese invece una casa è crollata per uno smottamento. Almeno una persona potrebbe trovarsi sotto le macerie. Centinaia invece le persone evacuate per precauzione. Disagi sulle strade, scuole chiuse e treni sospesi. Sulla regione prorogato fino a domani l'allerta rossa. Ucraina, prove di controffensiva per Kiev, attacchi di droni in Crimea e nei territori russi confinanti. Mosca invece colpisce un supermercato a Kherson, uccise 3 persone che facevano la spesa. Zelensky, intanto intervistato dal Washington Post, mostra un'inedita irritazione verso gli Stati Uniti a seguito dei leaks del Pentagono. Nessuno mi ha avvisato, l'ho saputo dai giornali, dice. Media e giornalisti sempre più a rischio a livello globale. Nella giornata mondiale della libertà di stampa, Reporter Senza Frontiere pubblica il suo indice annuale. Mai così tanti paesi nelle posizioni più basse della classifica. In Bielorussia proprio oggi un tribunale ha condannato a 8 anni di carcere il reporter d'opposizione Protasevic. Sul suo sito Nexta fu un punto di riferimento per i manifestanti durante le proteste antiregime del 2020. Dopo il decreto lavoro, oggi pomeriggio alla Camera la fiducia finale sul decreto Cutro. Meloni canta vittoria, le opposizioni sono divise, nessuna iniziativa comune di PD e 5 Stelle né sui migranti né sui diritti sociali. Schlein è in cerca di una strategia che coinvolga associazionismo e corpi intermedi. Conte vuole fare una sua manifestazione contro il governo a giugno. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Un morto e almeno un disperso in Emilia-Romagna, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti e frane. Già ieri diversi corsi d'acqua avevano rotto gli argini. I disagi sono tanti, tra treni saltati e strade e scuole chiuse. Su tutta la regione l'allerta rossa è stata prorogata fino a domani. Il servizio da Bologna. È di un morto e di un disperso, oltre a 250 persone evacuate, il primo bilancio dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. In 36 ore è caduta la pioggia che solitamente cade in 3 mesi. La vittima è un 80enne travolto dalle acque a Castel Bolognese, nella bassa Ravennate. Nell'Appennino imolese invece a Fontanelice si scava nelle macerie di una casa crollata a causa di una frana alla ricerca di una persona dispersa. A creare problemi sono state le intense piogge che hanno ingrossato i corsi d'acqua che dalle colline, dalle montagne dell'Emilia e della Romagna scendono verso la pianura. Sono esondati il Savena, il Quaderna nel Bolognese e il Lamone nel Ravennate. Faenza è allagata. Chiusa la via Emilia a Castel Bolognese, l'Adriatica nel Ravennate e la Futa nell'Appennino bolognese colpito da una frana. Frane anche nel Modenese, sotto osservazione sono tutti i corsi d'acqua, le cui piene ora stanno scendendo in pianura. Le previsioni indicano che le precipitazioni in queste ore dovrebbero finire e si inizierà quindi la solita conta dei danni con il consueto corredo di polemiche politiche fino alla prossima intensa precipitazione. Da Bologna per Popolare Network, Riccardo Tagliati. E dunque dopo un inverno particolarmente secco, ora assistiamo a precipitazioni molto intense, quasi anomale per la loro portata. E questa tendenza, tipica un tempo solo delle aree tropicali, ormai caratterizza anche le nostre latitudini. Ne abbiamo parlato con il professor Stefano Caserini, professore di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Sì, la tendenza c'è in atto ed è qualcosa che la scienza del clima aveva previsto. Oltre all'aumento delle temperature, quindi al riscaldamento globale, uno dei segni del surriscaldamento globale sarà anche la maggiore frequenza di precipitazioni molto intense. Questo è appunto l'aumento degli eventi estremi, è un qualcosa di cui si parla nei rapporti dell'IPCC, questo comitato intergovernativo dell'ONU, quando riassumono i potenziali impatti, parlano chiaramente, insomma, che c'è già un'evidenza scientifica in molte parti del mondo, non proprio in tutte, poi va detto, di un aumento dei fenomeni estremi di precipitazione, soprattutto con il proseguire del riscaldamento globale, tenderanno a essere ancora più intensi. Quindi la mitigazione del cambiamento climatico, ridurre le emissioni, è anche un modo per cercare di ridurre
l'aggravarsi di queste situazioni. Il Mediterraneo viene chiamato un hotspot climatico perché è un'area in cui le temperature crescono più rispetto alla media, ma va detto che un po' in tutte le terre emerse il riscaldamento è maggiore rispetto ad esempio al mare. Certo, poi quando l'acqua degli oceani e del mare, ad esempio anche all'interno, sono così calde, è come se ci fosse più combustibile per i temporali. E proprio oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha lanciato un allarme per le alte temperature che ci aspettano nei prossimi mesi. Una calda corrente di El Niño quest'anno farà infatti aumentare le temperature a livelli record, il picco si avrà tra luglio e settembre, temperature che contribuiranno quindi all'aumento anche del riscaldamento globale e potrebbero registrarsi nuovi record di temperature. In Ucraina ora un nuovo bombardamento russo sulla città di Kherson nel sud del paese ha colpito l'unico supermercato aperto uccidendo 3 civili e ferendone altri 5. Le persone colpite erano dipendenti e persone che stavano facendo la spesa. Mosca nella notte ha intensificato i suoi attacchi sulle città ucraine prendendo di mira ancora una volta la capitale Kiev. Intanto però arrivano notizie di alcuni attacchi condotti con droni all'interno dei confini russi, in particolare un'esplosione di un deposito di carburante vicino al ponte con la Crimea ha provocato un grave incendio che si è esteso per diverse centinaia di metri quadrati. Un altro attacco notturno con droni invece è stato lanciato durante la notte su un aeroporto militare nella regione russa di Bryansk, mentre nella notte è stata segnalata un'esplosione in un ex centro d'addestramento in Crimea. Azioni che, sebbene non rivendicate da Kiev, sembrano inserirsi nella strategia ucraina di attacchi da lunga distanza, mentre si prepara per avanzare via terra nella controffensiva. Il presidente ucraino Zelensky intanto è arrivato a sorpresa ad Helsinki, secondo i media tedeschi visiterà anche Berlino la prossima settimana. Oggi invece ha rilasciato un'importante intervista al Washington Post. Sentiamo Martina Stefanoni. Non posso parlare apertamente perché rischio di fare più danni. Le parole sono di uno Zelensky che, a giudicare da quanto emerge dalle pagine del Washington Post che l'ha intervistato, sembra più scocciato nei confronti degli Stati Uniti di quanto non sia mai stato nell'ultimo anno e passa di guerra. Al centro di tutto ci sono i leaks dei documenti segreti del Pentagono trafugati e pubblicati a inizio mese, file che in larga parte riguardavano l'Ucraina, il conflitto e tutto ciò che vi gira attorno. E ci sono le parole non dette che fanno più rumore di quelle enunciate. Nessuno mi ha avvisato quando è successo, dice il presidente ucraino. L'ho saputo come tutti dai giornali. Per Zelensky si tratta di una brutta storia che danneggia non solo Kiev ma anche la reputazione di Washington. I documenti top secret hanno rivelato al mondo le difficoltà dell'esercito ucraino, la carenza di munizioni e i suoi piani sulla controffensiva, oltre a informazioni raccolte dal Pentagono spiando i paesi alleati degli Stati Uniti, compresa l'Ucraina. Inevitabilmente il leak ha rappresentato un momento di importante tensione tra Kiev e il suo più grande sostenitore, probabilmente il primo di questo tipo dall'inizio del conflitto. Alla domanda se questa situazione avesse compromesso la fiducia tra i due paesi, Zelensky ha detto «Non posso rischiare di danneggiare il mio paese», lasciando intendere che esprimere ciò che pensa realmente non vale il rischio di compromettere il supporto che Washington dà a Kiev. Il presidente ucraino si è rifiutato poi di confermare le informazioni contenute nei documenti o anche solo di definirle delicate. «Se dico che lo sono, significa che sono vera», ha detto. «Basta con questi giochetti, sono il presidente di un paese in guerra». Intanto il Cremlino ha ribadito di non aver ricevuto nessun piano di pace dal Vaticano. Papa Francesco però, tornando da Budapest, non aveva parlato di piano ma di missione. Il professor Stefano Zamagni, fino al mese scorso presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, ci spiega in cosa consiste ciò di cui ha parlato Bergoglio. Non si tratta di una missione segreta, ma di una missione riservata, nel senso cioè che non ritiene Papa Francesco di rendere di dominio pubblico i singoli movimenti, le singole azioni che va svolgendo. D'altra parte, che una missione fosse in atto già da qualche tempo lo sapevano anche i sassi, anche le cancellerie dei due paesi interessati lo sapevano. Quello che è vero è che non c'è un piano vero e proprio dettagliato. Questa idea e questa iniziativa del Papa fa seguito ad un lavoro che è iniziato almeno 7 mesi fa della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che allora presiedeva, ha organizzato un seminario di altissimo livello, chiamando i migliori specialisti a livello, come si suol dire, mondiale, anche di opinioni diverse,
per affrontare il tema, capire la specificità di questa guerra e suggerire linee di azione. Come sempre capita, i documenti e i final statements dell'Accademia vanno alla Segreteria di Stato e quindi al Papa, eccetera. Concretamente la Segreteria di Stato, che è guidata dal Cardinale Parolin, che è una persona di una competenza estrema. Un tribunale bielorusso ha condannato ad 8 anni di reclusione il giornalista e attivista Roman Protasevich, cofondatore ed ex direttore di Nexta, un canale Telegram che fu un punto di riferimento per i manifestanti durante le proteste antiregime del 2020 in Bielorussia. Una condanna evidentemente politica che arriva proprio nella giornata mondiale della libertà di stampa, una data che come ogni anno è segnata dalla pubblicazione dell'indice delle libertà di stampa redatto da Reporter Senza Frontiere, che quest'anno segna un peggioramento globale dell'indipendenza di media e giornalisti. Secondo il rapporto, disinformazione, propaganda e intelligenza artificiale rappresentano crescenti minacce al giornalismo e per la prima volta 31 paesi vengono considerati a rischio, 10 in più del rapporto precedente. Ci sono più paesi rossi sulla mappa quest'anno di qualunque altro anno, ha detto il direttore e generale di Reporters Sans Frontières, segno che i leader autoritari stanno diventando sempre più audaci nei loro tentativi di mettere a tacere la stampa. A Belgrado questa mattina un ragazzo di 14 anni ha aperto il fuoco mentre si trovava a scuola, ha provocato la morte di 9 persone, 8 studenti e un guardiano dell'istituto. Altri 6 ragazzi e una insegnante sono rimasti feriti. La sparatoria è avvenuta in un istituto scolastico che si trova nel cuore della capitale serba. Gli inquirenti ritengono che la pistola usata dal ragazzo appartenesse al padre. Il giovane è stato arrestato dalla polizia subito intervenuta sul posto. Veniamo all'Italia e alla politica. Dopo il decreto lavoro varato dal governo il 1 maggio e duramente contestato dai sindacati, oggi pomeriggio arriverà la fiducia finale per il decreto Cutro, quello sui migranti. E la segretaria del PD, Elly Schlein, è in cerca di una strategia per fare un'opposizione che non sia solo parlamentare. Da Roma, Anna Bredice. Il primo appuntamento di piazza per protestare contro il decreto lavoro sarà a Bologna insieme ai 3 sindacati confederali. Questa mattina Elly Schlein lo ha annunciato partecipando ad un'altra iniziativa della CGIL a Firenze con Landini. Con il segretario della CGIL, la nuova leader del PD sembra aver ritrovato una linea comune di contrasto ai provvedimenti della destra contro un decreto che non chiama lavoro ma decreto ricattabilità, perché aumenta le forme di ricatto sia nei contratti a termine che nella stretta al sostegno per chi non ha lavoro. Un legame tra PD e sindacati che ancora manca invece tra tutte le opposizioni contro le scelte sul lavoro e sui migranti, due temi che la Caritas questa mattina in un comunicato della Presidenza mette insieme chiedendo interventi strutturali su povertà e migranti, due questioni, scrive, che coinvolgono le fasce più deboli. Dai 5 Stelle al momento non c'è ancora una conferma della partecipazione di Conte alla manifestazione dei sindacati a Bologna, è probabile che ci sarà, ma ognuno uno sarà per conto suo, Elly Schlein, Conte e Fratoianni. La segretaria del PD, dopo un iniziale periodo di silenzio, meglio di poche iniziative scelte, ora appare molto più presente negli incontri, sia a livello territoriale che quelli di maggior rilievo pubblico. Non vuole perdere quel legame con i comitati, quella comunità di associazioni, di realtà locali che l'hanno sostenuta in questi ultimi anni. Una specie di linfa che proviene dal territorio, che però deve arrivare a scelte di opposizione in Parlamento e di proposte per contrastare i provvedimenti della destra. In aula e in Parlamento il PD spesso ha deciso di uscire dall'aula, una forma di Aventino, quando questo è stato possibile. Oggi saranno in aula a votare no alla fiducia sul decreto migranti, contro il quale si stanno muovendo molte associazioni. Una prima manifestazione avverrà domenica a Milano. Linea allo studio. Sulle iniziative per contrapporsi all'offensiva del governo in tema di migranti e lavoro, le opposizioni non sono compatte. Non è in preparazione nessuna iniziativa comune tra PD e Movimento 5 Stelle. Anzi, Conte oggi ha preannunciato una sua manifestazione di piazza a giugno, senza aggiungere altro. I 5 Stelle stanno cercando di trovare un posizionamento politico che li differenzi dal PD di Schlein. Insomma, per ora le opposizioni sembrano occupate più a farsi concorrenza tra loro che a fare fronte comune. Luigi Ambrosio. Quella di Renzi poteva essere scambiata per una provocazione. Se il governo dovesse avere difficoltà, Conte sarebbe pronto a sostenerlo, ha detto il capo di Italia Viva. Renzi e Conte si detestano politicamente da sempre.
e ci sta che il primo ora cerchi di spingere il secondo nelle braccia di Giorgia Meloni, soprattutto per allontanarlo dal PD. Ma Renzi ha gioco facile, perché il Movimento 5 Stelle ha un problema enorme. Da quando Elly Schlein è diventata segretaria del PD, ha perso la rendita di posizione, virgolette, di sinistra con cui ha condotto la campagna elettorale e su cui si era posizionato in Parlamento. I 5 Stelle sono campioni del trasformismo. Hanno fatto un governo con la destra estrema della Lega, uno col PD, uno sostenendo Draghi, simbolo di quello che fino al giorno prima i grillini denunciavano come il potere della tecnocrazia. Poi la svolta a sinistra e ora però le capriole sembrano finite per mancanza di campi da andare a coprire. E non è un caso il basso profilo assunto dai 5 Stelle oggi, perfino quando il 1° maggio il governo ha smontato il reddito di cittadinanza, che del Movimento è la bandiera, la reazione è stata più che morbida. Si potrebbe dire che il Movimento 5 Stelle torna alle origini, quando non era né di destra né di sinistra, quando si teneva le mani libere, ma allora aveva con sé la spinta della novità, l'energia di chi era solo contro il sistema. Oggi il 5 Stelle è un partito che ha governato con tutti, che ha assunto tutte le forme e che non esprime più una propria idea forte. Una crisi di identità che nemmeno Grillo e Casaleggio ai tempi d'oro sarebbero stati capaci di immaginare. Le 12:46 minuti, è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Martina Stefanoni. Alle 13:30 il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto. Popolare Network. Sinergia, la musica che unisce. Ciao a tutti dalla Sinergia, io sono Gianluca Polverari e io Cristiano Cervoni. Siamo in onda ogni giovedì su RKO alle ore 22 e poi ovviamente ci trovate in podcast sul sito di RKO e anche su Spreaker. E sicuramente ci sarà da divertirsi. Ciao ciao! Ciao ciao! Ecco, giovedì per esempio. Lo specchio. Mamma. Ecco, giovedì per esempio. Molto bene. Lo specchio. No, non ho ancora mangiato. Lo specchio. Non ho neanche fatto i compiti. Ecco, giovedì per esempio. Sono su un taxi con papà. Ecco, giovedì per esempio. Stiamo scappando, ci insegue la polizia. Sergio, dammi il telefono. Lo specchio. Abbiamo rapinato un negozio. Sergio, dammi il telefono per favore. E abbiamo una borsa piena d'oro. Lo specchio. Lo specchio rotto. Lo specchio. Ogni giovedì alle 18. Ecco, giovedì per esempio. Lo specchio. Il cinema. Sente, per esempio. Ma non si vede. Ecco, giovedì per esempio. Lo specchio rotto. Saluti da Nugenea, RKO, e anche a nome di Massi che al momento non è qui, e grazie per l'ascolto. RKO. Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari della rassegna stanca di RKO, nostra fedele alleata. Contro il logorio della vita moderna. Thank you.
e rientriamo dal GR delle 12.30 con le schitarrate dei Foo Fighters, Rescue, dell'ultimo singolo su www.rkponer.com, dedicato alla zia Rita che ci sta ascoltando in questo momento, ci ascolta ogni giorno, che mi ha scritto in privato: finalmente Dave, riferendosi a Dave Grohl, il cantante dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana. Ma la zia, perché mi scrivi in privato? Abbiamo un numero WhatsApp dello studio 2 di RKO, della rassegna stanca di RKO, e il numero è il seguente: 351 3363 622. Te lo ripeto, 351 3363 622. Scriveteci commentando notizie come questa che daremo ora, che è notiziola Arena, che notiziola simpatica, perché in Italia si fa carriera anche se si è stati dei terroristi neri in passato. Andiamo nella regione Lazio, dove il neogovernatore Rocca sta facendo un po' di assunzioni nel consiglio regionale, ecco, un po' di collaboratori, la maggior parte tutte provenienti casualmente da dove viene lui, dalla Croce Rossa italiana. Regione Lazio, leggiamo su Roma Today, un altro ex Croce Rossa nello staff di Francesco Rocca. Arriva anche l'ex senatore, udito dite, Marcello De Angelis. Voi direte: ma chi è? Voi dico io chi è. Giornalista, già deputato e senatore della Repubblica, il buon Marcello De Angelis sarà il responsabile della comunicazione istituzionale, inserito nello staff del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Ancora una volta il numero uno della Pisana ha voluto puntare su figure fidate che hanno già lavorato con lui in passato alla Croce Rossa. Ma chi è veramente Marcello De Angelis? In carriera è stato il direttore del Secolo d'Italia, collaboratore con le testate Libero e Il Tempo. Adesso ci avviciniamo un po' alla realtà, a chi è davvero Marcello De Angelis, e da ottobre 2020 ricopriva il ruolo di responsabile cultura, eventi e pubblicazioni della Croce Rossa, nonché di portavoce del presidente nazionale, ovvero Francesco Rocca. Con il nuovo incarico andrà a guadagnare, udito udite, 110.000 euro all'anno, bruscolini. Però in realtà vogliamo dirlo chi è stato il buon De Angelis? Buon, si fa per dire. Quello di Marcello De Angelis è un passato molto controverso, legato soprattutto agli ambienti dell'estremismo nero degli anni 70 e 80. Ex militante per un breve periodo del Fronte della Gioventù, nel 1977 entra in lotta studentesca, dalla quale nel 1978 nasce Terza Posizione. Andate a googolare, vedete cos'è Terza Posizione, non ve lo spiego io, vi lascio la suspense, andate a leggervi un po' di notiziole e di informazioni su che cos'è Terza Posizione. Con lui c'era anche il fratello Nazareno, morto il 5 ottobre del 1980 nel carcere di Rebibbia. La storia più controversa risale però al 1980, dopo la strage di Bologna e la messa al bando di Terza Posizione e di tutti i suoi capi. De Angelis, che era partito dall'Italia per avvisare i suoi compagni che intanto erano fuggiti in Inghilterra, viene arrestato e per 6 mesi resta nel carcere londinese di Brixton. Poi, una volta uscito di prigione, De Angelis comincia a lavorare come grafico, fino a diventare nel 1984 art director del gruppo editoriale Travel News di Londra. Nel 1989, dopo aver continuato a lavorare a Londra, sempre nel campo dell'editoria, De Angelis decide di costituirsi e tornare in Italia nel 1989, per l'appunto. Sconta tre dei 5 anni di reclusione ai quali era stato condannato per associazione sovversiva e banda armata, uscendo dal carcere nel 1992. Dopo aver lavorato anche come consulente grafico, le piace proprio fare il grafico al signor De Angelis, per il programma di alimentazione mondiale delle Nazioni Unite, nel 1996 diventa caporedattore del mensile Area Politica, Comunità Cultura della Destra Sociale di Alemanno e Storace. Ve li ricordate Alemanno e Storace? Questi giorni Alemanno ha detto anche che lui non è antifascista come il 30% degli italiani. Che belle parole.
Va bene, come ha detto il presidente, come abbiamo detto appunto Francesco Rocchi, il presidente ha voluto portare buona parte del team della Croce Rossa con sé in regione. C'è stato già Giuseppe Pisano, che faceva parte del collegio dei revisori della Croce Rossa, oppure Adriano Valentini, già Communication Specialist, che non so che cacchio significa, della Croce Rossa Italiana e responsabile della comunicazione web anche per Rocca. Possiamo anche trovare il nome di Carla Cace, portavoce del presidente per svolgere funzioni di supporto, e poi c'è anche Tiziano Gerardi, che per un compenso di 95.000 euro all'anno sarà il capo professionista della security. E chissà che altro personaggino è questo Tiziano Gerardi, lo andremo a googolare. Certo che insomma il buon De Angelis ha un curriculum di tutto rispetto. Il fatto è che in Italia, se non ti sei fatto qualche anno di galera, non sei nessuno. You're listening to RKO Radio. Les hommes et tous les mêmes, macho méchu, monde mauvais et infidèle. Non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance que vous aime, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Facile à dire, je suis gnangnan, et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi, je suis belle. C'est jamais bon. Bête ou belle. C'est jamais bon. Belle ou moi. C'est jamais bon. Moi ou elle. C'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Suslemem, Stromae, www.rkpower.com, rassegna stanca di RKO, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, leggichiamo le notizie allegre allegre, non facciamo informazione, facciamo puro intrattenimento nella mezza mattinata, chiamiamola così, della vostra e nostra web radio preferita RKO, notiziette che potete leggere insieme a noi e commentare insieme a noi tramite il WhatsApp ufficiale dello studio 2 di RKO qui in Cittadella degli Artisti, nel Cittadella Sound Studio, e il numero è 351 3363 622. Scrivete. Parliamo di soldini, parliamo di fondi che molto probabilmente verranno dati, non verranno dati, non lo sappiamo, siamo ancora indecisi al riguardo. Parliamo di PNRR, l'annosa questione di come spendere questa terza rata di 19 miliardi, di milioni, di miliardi di euro, che dovrebbe arrivare a giorni, speriamo, se Fitto non combina qualche casino. Aspettiamo questi soldi. Leggiamo da Repubblica.it: PNRR, Unione Europea, ancora al lavoro sulla terza rata, ancora in corso i lavori della Commissione UE per valutare la terza richiesta di esborso dei fondi del Recovery Plan per finanziare, per l'appunto, il PNRR dell'Italia. Per Palazzo Berlaymont, scambi costruttivi con Autorità Italia. Qualche giorno di ritardo, e questo è lo scenario più probabile per l'emissione della terza rata dei fondi PNRR. Bruxelles è infatti ancora al lavoro per il via libera alla richiesta di finanziamenti da parte dell'Italia, una tranche da 19 miliardi che sembrava essersi sbloccata nei giorni scorsi, quando la sua emissione, a detta del ministro dell'economia Giancarlo, era buon Giancarlo ci ha dato l'idea che potessero arrivare questi soldi. Speriamo bene. Nel frattempo però la Comunità Europea si esprime su come come spendere, ecco, questi soldi, e dice: possiamo spenderli anche sulle munizioni. Ci sono tanti problemi. Perché non spenderli sulle munizioni? Perché esiste anche, dicono, un piano di resilienza, così lo definiscono, oramai va tanto di moda questa parola, per poter produrre con i soldi del PNR gli armamenti, o meglio le munizioni per gli armamenti. Insomma, io mi sono veramente scocciato, non so voi, del fatto che i soldi non ci sono, i soldi ci sono, ora non ci sono, ora ritornano, ora sono disponibili, ora qualche giorno, oramai siamo in ritardo su tutto, poi la prossima volta che ci dite che i soldi non ci sono, e ne riparliamo. Fino ad allora speriamo che ce li date. You're listening to RKO Radio.
RKO Radio.
sta canzone mi fa imbazzire. I Faith No More con Evidence, prima ancora i Cults, che sono stati apprezzati dalla zia Rita, che ci ha scritto sul numero 351 3363 622, sul numero, al numero, per il numero, insomma su WhatsApp ci scrive che apprezza la scelta subito dopo i Foo Fighters dei Cult, Cult che saranno al Medimax, lo ricordiamo, quindi il 18 giugno per la processione. Sul palco insieme a me ci sarà Tom Morello, quindi zia preparati, potremo fare un salto, io ci sarò, magari mi raggiungi. 13:15 puntuali alla rassegna stanca di RKO, proseguiamo con la lettura delle notizie allegre allegre, cioè cioè come piacciono a noi. Ricordiamo che le potete sempre commentare per l'appunto su WhatsApp, che abbiamo poc'anzi abbiamo dato il numero. De che parliamo ora? Parliamo di intelligenza artificiale, se ne parla tanto negli ultimi giorni, negli ultimi periodi. Che cosa è successo? Che il padrino dell'intelligenza artificiale, colui che ha creato l'intelligenza artificiale, lascia Google. Ci sono grossi pericoli, questo è il titolo di Ansa.it. Chi è il padrino dell'intelligenza artificiale? È tale Jeffrey Hinton, di 75 anni, appunto considerato il creatore, colui che ha posto le basi per la creazione dell'intelligenza artificiale, e che ha lasciato il suo ruolo in Google per poter parlare liberamente dei rischi dell'intelligenza artificiale. Me ne sono andato per poter parlare dei suoi pericoli, dice appunto il buon Jeffrey Hinton, affermazioni fatte ieri al New York Times, che appunto ha dato la notizia. Google, però, dice il programmatore, ha agito in modo molto responsabile. Il lavoro pionieristico di Hinton sulle reti neurali ha modellato i sistemi di intelligenza artificiale che alimentano molti dei prodotti odierni, uno su tutti Alexa. In questo momento non sono più intelligenti di noi, dice il programmatore, per quanto ne sa lui, ma penso che potrebbero esserlo molto presto, ha spiegato per appunto Hinton. Paura. Sì, in effetti potrebbero essere molto presto le macchine a sostituirci, lo stanno già facendo, ne ho io un'esperienza con il mio vecchio lavoro, oramai la figura umana all'interno per esempio delle assistenze tecniche telefoniche è quasi marginale, oramai delegata all'intelligenza artificiale, gente, i migliori o i peggiori film di fantascienza stanno diventando realtà. Io non so se essere più impaurito o incuriosito. You're listening to RKO Radio.
E visto che fuori fa freddo, qual pezzo migliore di What Else Is There dei Røyksopp della Norvegia con furore, Norvegia che non è soltanto black metal ma è musica elettronica di grandissima qualità, che passiamo qui alla rassegna stanca di RKO su www.rkoneir.com ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, la lettura delle notizie così come ci piace a noi, commentate shue shue allegre allegre, come se fossimo al baretto sotto casa, il vostro baretto quotidiano, diciamo così, senza alcolici, senza aperitivi, però con tanta allegria. Offriamo quello noi qui dal Cittadella Sound Studio, e mancava lui oggi, non potevamo non parlare di lui e delle turbe del giovane Matteo Salvini. Che cosa sta succedendo nella Lega? C'è grossa indecisione nella Lega sulle scelte da fare per le prossime elezioni europee, che saranno tra meno di un anno quasi, quindi c'è da lavorare. E cosa vorrà fare il buon Salvini? Cosa vorrà fare anche il buon Giorgetti, che colui comanda, spatroneggia all'interno dell'ex Lega Nord, ora solo Lega, con la destra di Le Pen o i moderati del Partito Popolare Europeo? I tormenti della Lega si aprono con una discussione generale in Consiglio federale. Questo è il titolo sempre di Repubblica.it, che ci dà sempre questi spunti molto interessanti. Dopo circa 3 ore di dibattito non è stata presa nessuna decisione sulla collocazione del partito in vista delle europee del prossimo anno, e Salvini ha aggiornato la riunione al 29 maggio con calma. Tra i leghisti si registrano posizioni divergenti: restare con Marine Le Pen nel gruppo Identità e Democrazia, dove siedono anche alleati scomodi come Alternative für Deutschland, o avvicinarsi ai popolari europei cercando di uscire dall'isolamento a Strasburgo. A poco più di un anno di distanza dalle europee, la Lega ha cominciato a interrogarsi sul suo futuro in Europa. Riescono anche a interrogarsi, pensate un po'. Dopo circa 3 ore di dibattito durante il Consiglio federale convocato da Matteo Salvini alle ore 11, nessuna decisione è stata presa e il segretario, con calma, abbiamo detto, ha aggiornato la riunione al 29 di maggio. Il confronto sui temi di attualità, l'attività di governo, le prossime amministrative e i congressi regionali che si dovrebbero tenere a partire da giugno, non è servito però a sciogliere il nodo sulla collocazione europea del partito in vista delle europee del prossimo anno. Sul tema il dibattito è acceso, figuratevi, stanno facendo un dibattito incredibile, e si registrano posizioni divergenti tra i leghisti, mentre Matteo Salvini non ha espresso la sua opinione e ha deciso di convocare di nuovo l'esecutivo, di nuovo la riunione federale. Dopo le premesse del capo delegazione a Strasburgo, un Marco Campomenosi, il cognome dice già tutto, e del capogruppo a Marco Zanni, che hanno illustrato la situazione, è intervenuto, udito di Lorenzo Fontana. Parla qualche volta anche il presidente della Camera, che è ancora responsabile esteri del partito, mente, diciamo, lo definisce mente e mano della svolta sovranista di Matteo Salvini avviata a partire dal 2013, e si sarebbe detto a favore del mantenimento dello status quo, quale non si sa. Fontana viene riferito da chi ha partecipato alla riunione, come riporta l'AGI, avrebbe sostenuto che è in corso un movimento verso destra dell'elettorato europeo e che alla Lega converrebbe restare nel gruppo Identità e Democrazia, dove siedono tra gli altri gli storici alleati del Rassemblement National di Marie Le Pen. Che bravi! Bella gente, bella, bella gente. Matteo, te lo dico, voi state cercando di capire insieme a Fontana, tu Fontana, Giorgetti, come battere Giorgia e Co a destra, ma lascia stare, quelli sono specialisti. You're listening to RKO Radio. Thank you.
niente di tutto questo è solo un senso di lontananza, nella forma, nella sostanza, non è paura, non è spavento, è solo un vuoto che si apre immenso, tra i dubbi eterni e sempre uguali, di chi si aggrappa solo agli ideali. Saranno i miti che ci scegliamo, sarà la musica che ascoltiamo, i tetti sotto cui cresciamo, gli amichetti con cui giochiamo, ma quello che non ci unisce non è battaglia se non ferisce, se non ferisce gli altri, se non ferisce altri. Quello che ci divide non è una guerra se non ci uccide, se non uccide gli altri, se non divide gli altri. Non è torpore, non è stanchezza, è una noia che non ha pazienza, quell'ossessione fissa nella testa di non sprecare il tempo che ci resta. Non è vergogna né timidezza, è un eccesso di gentilezza, l'imperativo resta solo uno, dare importanza a chi non è nessuno. Saranno i miti che distruggiamo, sarà la musica che non capiamo, la terra che calpestiamo, gli amici di cui ci fidiamo, ma quello che non ci unisce non è battaglia se non ferisce, se non ferisce gli altri, se non ferisce altri. Quello che ci divide non è una guerra se non ci uccide, se non uccide gli altri, se non divide gli altri. Quello che non ci unisce non è battaglia se non ferisce, se non ferisce gli altri, se non ferisce altri. Popolare Network. Minuti, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Due morti e un disperso, 450 persone evacuate, 5.000 a rischio evacuazione nella Ravennate. È un bilancio pesante quello causato dall'ondata di piogge che ha colpito l'Emilia-Romagna da ieri. Le piogge torrenziali hanno fatto tracimare il Lamone in Romagna, preoccupano anche altri corsi d'acqua, tra cui il Montone. Alcune tratte ferroviarie sono state minacciate dalle piene e dunque sono state chiuse, interrotte anche alcune strade nella Ravennate sull'Appennino emiliano. Disagi anche a Bologna, in città, per l'esondazione del torrente sotterraneo Ravone. Ci sono grossi problemi di viabilità in città, ci sono stati nella mattinata, adesso la situazione sta un po' migliorando. In appena un giorno e mezzo è caduta dal doppio al triplo dell'acqua attesa in un intero mese. Per maggio sono stati battuti record che resistevano dagli anni 30 del Novecento. In particolare a Casola Valsenio finora ci sono stati 237 mm di acqua, ovvero la pioggia attesa nell'intera primavera. Inoltre, spiegano gli esperti, oltre all'eccezionale abbondanza delle precipitazioni, c'è stata anche la concentrazione in una fascia limitata del territorio della regione.
A Belgrado questa mattina un ragazzo di 14 anni ha sparato in una scuola, ha provocato la morte di 9 persone, 8 studenti e un guardiano dell'istituto. Altri 6 ragazzi e un insegnante sono rimasti feriti. La sparatoria è avvenuta in un istituto scolastico che si trova nel cuore della capitale serba. Gli inquirenti ritengono che la pistola usata dal ragazzo appartenesse al padre. Il giovane è stato arrestato dalla polizia, non si sa ancora nulla sulle motivazioni della strage. I soldi del PNRR potranno essere usati dai paesi europei per produrre munizioni. Dopo le indiscrezioni è arrivata la conferma da parte della Commissione europea, che oggi ha presentato il piano europeo per il riarmo, anche a supporto dell'Ucraina, ma non solo. Il Recovery Fund è stato costruito per 3 principali azioni: la transizione verde, la transizione digitale e la resilienza, ha spiegato il commissario del mercato interno Breton. Intervenire puntualmente per sostenere progetti industriali che vanno verso la resilienza, compresa la difesa, fa parte di questo terzo pilastro, ha spiegato il commissario. Più in generale, l'obiettivo del piano di Bruxelles è raggiungere il 2% del PIL di spese per la difesa, la soglia che chiede anche la NATO ai paesi membri. Ursula von der Leyen, presentando il piano, ha detto oggi contribuirà a fornire più munizioni all'Ucraina per difendere i suoi cittadini e rafforzerà anche le nostre capacità di difesa europee. L'esercito israeliano e i gruppi armati palestinesi di Gaza hanno trovato un accordo per un cessate il fuoco, una tregua entrata in vigore la notte scorsa dopo una notte di attacchi aerei israeliani che hanno colpito l'enclave costiera assediata e di razzi lanciati da Gaza verso Israele dopo la morte in carcere del noto esponente della jihad palestinese Kader Adnan. L'accordo è stato raggiunto con la mediazione di funzionari di Egitto, Qatar e Nazioni Unite. Quale solidità avrà questa tregua? Sentiamo che cosa ci ha risposto Ugo Tramballi, corrispondente da Gerusalemme del Sole 24 Ore. La consistenza di tutti i cessate il fuoco, della miriade di cessate il fuoco di quel conflitto, sicuramente questo dimostra che in realtà le parti non hanno ancora nessuna voglia di riprendere un conflitto duro come quelli che ci sono stati in passato, cioè non serve sia Hamas a Gaza ha bisogno di dimostrare alla popolazione di Gaza che fa qualcosa per il loro miglioramento economico e sociale, e Israele adesso è preso nella sua grande crisi interna sulla democrazia. E però appunto proprio questo rischia di essere però appunto un rischio, cioè il rischio è che appunto gli israeliani cerchino appunto un confronto alle frontiere, diciamo, alle porte del paese come al solito per dimostrare, per dare un'idea di dignità interna nella sua crisi democratica, appunto fra chi vuole mantenere la separazione tra potere giudiziario e potere politico e chi non lo vuole, chi vuole trasformare questo Israele in una teocrazia, e i palestinesi potrebbero pensare che invece appunto proprio per questo Israele è molto debole in questo momento, quindi si potrebbe approfittare, penso più a Hezbollah libanese forse che a Hamas a Gaza. Ecco, questo potrebbero essere tentazioni pericolose, però insomma direi che per il momento questa tregua dovrebbe tenere, appunto perché comunque hanno interessi, hanno preoccupazioni diverse sia i palestinesi di Gaza che gli israeliani. Il tempo per le prossime ore e per domani: torna l'alta pressione al nord e al centro con tempo che sarà stabile e soleggiato, invece domani ancora un po' di instabilità con piogge locali al sud. È tutto per ora con le notizie che tornano alle 15.30. Buon pomeriggio. Popolare Network. Ladies and gentlemen, massimo voci, body moving, the beat that gets your groove on, in ascolto in tutto il mondo, body moving, massimo voci is the best to make you groove, is the best to make you move, and a Saturday night is hotter than ever with Massimo Voci. Chiace presenta No Borders, musica senza confini, solo su RKO Radio. No Borders! Un viaggio musicale che va oltre ogni confine culturale, universale, geografico e di stile, tanti porti intorno al mondo toccherà all'imbrunire.
svelando connessioni più recondite. Un viaggio musicale che va oltre ogni confine culturale, universale, geografico e di stile. Tanti porti intorno al mondo toccherà all'imbrunire, svelando connessioni più recondite. Un programma a cura di DJ Chiace, ogni due sabati dalle ore 18 su RKO Radio. Ciao, sono Carlo Chicco e questa è Puglia Connection, lo spazio dedicato alle produzioni pugliesi qui su RKO, in onda il lunedì dalle 20. Ciao! Puglia Connection, la Puglia che suona. Vi aspetto. Puglia Connection, 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 Connection. Saluto dai R Un saluto dai cugini di campagna a R K O. Tutto R K O e vai. La rassegna stanca di IRKO. 2, 3, 4. Now don't you fall apart while I'm falling apart. Why don't you get in line behind the tears I'm crying? I'm the wild heart, I'm very smart, but you're gonna have to learn. Learn when it isn't your turn. Don't you lose your mind while I'm looking for mine. You're gonna have to stay strong a little longer this time. I'm the wild heart on Alucard, but baby being blue when it comes to me and you, it's always on the menu. So sit down, 'cause I'm gonna be the only one falling apart right now. Oh,
Si ritorna bene, si rientra bene dal GR delle 13.30 di Popolare Network, Wilco Falling Apart Right Now su www.rkpo.com, la rassegna stanca di RKO che come di consueto dedica l'ultima parte allo sport che piace un po' a tutte e a tutti, che non piace a tutte e a tutti. Noi siamo, ecco, quella via di mezzo, ci piace ma qualche volta ci dà fastidio, questa volta però un po' ci piace perché siamo, l'abbiamo detto dalla prima puntata della rassegna stanca di RKO, contenti del risultato del Napoli di quest'anno, che comunque ha praticamente quasi vinto lo scudetto. Una festa quella del Napoli, che potrebbe già avvenire stasera, perché è stata, diciamo, l'abbiamo detto, il 30 non c'è stato, diciamo, la matematica assegnazione dello scudetto. Questo potrebbe però avvenire stasera, perché c'è il turno infrasettimanale di campionato, si affronteranno Lazio e Sassuolo. Se la Lazio dovesse perdere contro il Sassuolo, il Napoli sarebbe matematicamente campione d'Italia. Se ciò non dovesse accadere, si dovrà aspettare domani per la partita tra Udinese e Napoli. Se Napoli dovesse vincere contro l'Udinese, lì in quel caso sarebbe scudetto per il Napoli. Stiamo dicendo tutte le combinazioni. Nel frattempo il buon Spallettone in conferenza stampa dice: ci stiamo gustando lo scudetto chiana a chiana, ed è qualcosa, secondo l'allenatore del Napoli, che esce dagli schemi. Alla vigilia della sfida di Udine, leggiamo sulla Roja, sulla Gazzetta.it, l'allenatore del Napoli celebra una stagione da record. Ne trarrà vantaggi il club, la città, ma anche tutti gli addetti a questo sistema, dice Spallettone. Stam Trisian Chian Chian, così ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, proprio così. La pronuncia napoletana poi di Spalletti è una cosa, è un capolavoro. La conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani a Udine, agli inizi del suo cammino di allenatore, è stato proprio uno dei primi, è stata una delle sue prime squadre, quella di l'Udinese di Spalletti. Sono legato a tanti ad Udine, dice Spallettone, dicono che è un carattere difficile, ma stride con la mia lunga permanenza sulla panchina di poche squadre. È difficile trovare un altro che ha consumato la carriera solo in 4-5 squadre. Spalletti lancia Kvara, dice: Kvara è un calciatore stupendo, magnifico e delizioso. Ce ne siamo accorti anche noi, Spallettone, un top player nonostante la sua età. Lui deve imparare ancora tanto e quando lo farà diventerà micidiale, un super calciatore. Per quanto riguarda lo scudetto, dice, ho una squadra di puro sangue e mi fa piacere che in poco tempo i ragazzi abbiano fatto vedere a tutti le loro qualità e il loro carattere, esibendo personalità nei momenti difficili. I nostri calciatori lo meritano, ma c'è da fare un ultimo strappo. La cosa più difficile, questo scudetto, è qualcosa che esce dagli schemi. Ne trarrà vantaggi il Napoli, la città, ma anche tutti gli addetti al sistema calcio. Si continua sempre a lavorare, sapendo che ci sarà da ripetersi anche dopo l'aritmetica, riconosce Spalletti. Il titolo potrebbe già, abbiamo detto, arrivare stasera, se la Lazio appunto dovesse perdere contro il Sassuolo. Secondo l'allenatore potrebbe essere il primo di una serie, vedo la potenzialità dentro il ciclo per il futuro, poi dipenderà ovviamente dal mercato, dalle cose che riusciremo ad organizzare. Davanti agli occhi miei, oltre o solo, ho una buona squadra che davanti, squadra davanti che ha prospettiva futura e può dare un seguito ai risultati ottenuti. Merito anche di chi è stato a Napoli nella scorsa stagione. Il lavoro ovviamente, lo sappiamo, questo ne è continuo, parte dallo scorso anno. Questo è solamente il secondo tempo. Hanno dato il proprio contributo anche calciatori che adesso non sono più qui. Avevamo calciatori importantissimi come Insigne, Koulibaly, Goulam, Mertens, giocatori che hanno dato molto con la loro personalità. Il risultato
non dipende da una partita sola. Spalletti, per quanto riguarda la festa, Spalletti non vede l'ora di godersi i festeggiamenti. Il mio pensiero è di vedere la gente felice. Già domenica il pubblico mi ha fatto capire, più della classica, della classifica, l'impresa che stiamo portando a termine. Vedere uno stadio pieno di colori e bandiere è quello che sognavo appena arrivato. Deve essere una festa per tutti, e sul suo futuro prende tempo. Il mio contratto, ci sono cose assai più belle da fare. Se dovessimo vincerlo, sarei più comodo per il resto della mia vita. Poi mi chiederò se sarò ancora in grado di dare ciò che questa piazza merita. Anche umile il buon Spallettone. Noi ci prepariamo pure un po' ai festeggiamenti qui alla rassegna stanca di RKO, perché siamo davvero davvero contenti che una squadra del sud vinca lo scudetto. Gula la Juve. You're listening to RKO Radio. So
RKO. Motown. Io sono Vito Santamoto e questa è Motown ogni giovedì dalle 20 su RKO. Ah, io sono Frankie di Energy MC e siccome mi piacciono le sigle, tanti saluti a RKO. 大家好, 现在我有冰激凌, 我很喜欢冰激凌, 但是 Onda Normala Talk Show 比冰激凌, 我最喜欢, 所以去看看我们在 Twitch上的把课吧。 Siamo Onda Anomala. Ma vi diamo il benvenuto alla Onda Anomala Podcast. Sì, il podcast tratto dal talk show in onda il martedì alle 18. Ma il podcast quando volete. Un saluto da Verdena a RKO. Ciao! Laura Sania Stanka DIRKO. Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover. Now Mr. Lover. Girl, Mr. Lover. Now Mr. Lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, girl who can ring my bell and I can take rejects. And so you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rose. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom. Says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby, please. Let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a hatchoon sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, well, baby, love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom 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 Bastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom. I say give me your loving, girl, your loving well good. I want your loving, girl, be it like you should. I give you your loving, girl, your loving well good. I want your loving, girl, you remember the wood. You like to kiss and caress, rub down every strand of your pan bitches. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic, feel me fantastic. Don't friend on me box, she says I'm Mr. Rowe. Says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it a leap me from the start. With some physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go laba, 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 and a chat pure fart. I'll get straight to the point, like a horror dart. I'm lay down on my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Don't run on me box, it says I'm Mr. Rowe. Fantastic, she take a love me box, she says I'm Mr. Boom, boom,
a Mr. Boom. What you say, girl? Mr. Shaggy, Bombastic, l'ultimo pezzo di questa playlist della puntata odierna della rassegna stanca di RKO che volge al termine, ma chiaramente, come di consueto, dobbiamo dare il palinsesto della giornata della nostra vostra radio preferita, che per l'appunto RKO. Che cosa c'è oggi mercoledì? Ma innanzitutto vogliamo dare una certa importanza al direttore che è stato pure nostro ospite telefonico ieri, c'è Carlo Chicco con Avant Pop dalle 18 alle 19 e le sue novità discografiche, le sue interviste e le anteprime musicali che solo il buon Carlo Chicco ha. Mi raccomando, seguiteci perché il programma vi fa scoprire roba nuova musicale. Dalle 20 alle 21 arrivano le mie pazze preferite, la banda di Bigodini Pride con Pina Cotroneo, Anna Gridalupoli, le Assi DJ per intenderci, con la collaborazione di Anita Calò e Rosa Manfredi e i loro discorsi sull'evoluzione della nostra società. Mi raccomando ragazze, mi raccomando allo sciroppo stasera, lo dico alle ragazze di Bigodini Pride. Ora, dalle 20 alle 21 lui c'è sempre, perché poi mi manda il messaggio la mattina e mi dice: io ci sono, oggi ci sono, non mancherò. E allora salite a bordo della mongolfiera del dirigibile fantastico guidato dal nostro Massimone Colazzo col suo Destinazione Altrove, un'ora alla deriva, navigazioni libere tra mari di parole e musiche di venti. La scorsa settimana si parlava di tatto, stasera si parla di olfatto, quindi si parla ancora di sensi, si è sensoriali qui nella serata del mercoledì di www.rkoner.com, che con la rassegna stanca di RKO vi dà l'appuntamento a domani mattina, sempre a mezzodì, sempre col vostro Sergio da Zone Zaza, che vi augura una bellissima e buonissima giornata nonostante il tempo cupo. Ciao! You're listening to RKO Radio.